Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, novità che ho scoperto e che credo che dovrebbe essere nuovo, per cui fatemi sapere se è nuovo oppure è da un bel po' che c'è e io non lo sapevo. Comunque sto parlando di queste mutandine mestruali che sono lavabili. Hanno praticamente tre assorbenti all'interno che ti assorbono il ciclo e costano 20 euro. Io l'ho pagati, sì, 19,90 più o meno. Invece su Amazon costano di più. Io ho preso una L, infatti, come vedete, è una L che praticamente è una 46-48. Ovviamente li provo. Vediamo se mi vanno e provo praticamente a testarli e vi faccio sapere. Intanto voi fatemi sapere se questi sono già usciti o sono veramente nuovi, così almeno allora su YouTube vedo che questi non, nessuno ne parla di questi, per cui più o meno dovrebbero essere nuovi. Non lo so, qui dice protezione sicura, durano 12 ore, per cui durano 12 ore. Vi faccio vedere come sono, così almeno vedete anche voi. Fatemi sapere se anche voi l'avete provati o appunto sono proprio nuove nuove, che sono io la prima a fare questo video. Allora, qui c'è scritto di lavare a 40 gradi in lavatrice. Però non vanno messe nell'asciugatrice, per cui vanno stese nell'estendino perché giustamente credo che si rompono. Poi indossa, lava e riutilizza. Durano 50 volte, mi sembra che l'avevo letto qui da qualche parte, ma adesso non mi ricordo dove l'ho letto, per cui comunque dovrebbero durare 50 volte al lavaggio. 50 volte. Allora, se li lavi 50 volte, dopo credo che vanno buttate, ma almeno non lo so, non sono sicura. Devo testarli come si deve. Cioè, dalla 2XS fino alla 3XL. Io ovviamente ho trovato per il momento la L, sperando veramente che mi vanno, perché sennò sarà difficile, perché 20 euro mi girano un po'. Comunque, vi faccio vedere come sono. Sono ovviamente nere, fatte così. Il dietro è così, invece il davanti è così. Da vederle sembrano, allora, elasticizzate, per cui dovrebbero essere morbide e dovrebbero andarmi. Per cui questo è la L. Dentro qui ha la protezione di tre assorbenti. Infatti, sentite il tatto degli assorbenti. Questo praticamente va da qui fino alla metà del sedere, fino ovviamente come è praticamente una mutanda, però dentro c'ha tre assorbenti imbottiti, chiusi. E sinceramente da sentirlo sembrano ottime, perché almeno sembrano resistenti. Li proverò e vi dirò la mia. Ovviamente farò continuare questo video così almeno sapete subito se è ottimo oppure no. Dicono che è un flusso moderato, barra abbondante, per cui boh. Li provo, li testo e vi faccio sapere. Intanto voi fatemi sapere anche se l'avete già provati. Io, boh. Qua comunque c'è scritto anti fuoriuscite, trasparenza, barriera, supermorbidenza e durata a lungo. Sono le mutandine asciutte, comode tutto il giorno, strati assorbenti che si adattano al tuo flusso con protezione sicura. Lascia passare l'aria con il sangue con extra comfort. Questo qui è della Nuvenia. E cosa volevo dire? È cotone con maggior morbidezza,
trasferibilità. Per sentirsi sicuro durante la massaggio è comoda tutto il tempo. Boh, vediamo. Vedremo il risultato. Intanto voi seguite questo video e il risultato e cosa ne penso, diciamo, di queste qui e se funzionano veramente. Se è la svolta che funzionano veramente, comprerò altre 2-3 paia, perché così vediamo, perché di solito quando dura una settimana il ciclo, almeno più di 3-4 mutande, anche di più, andranno cambiate, perché anche se durano 12 ore, a me dopo, non lo so, come se ti dà fastidio, però non lo so, perché queste non le ho ancora provate, non so come, se sono ottime, niente, lo vedremo in questo video insieme, per cui voi guardate il video, continuate a guardare il video, intanto io li vado a provare. Eccomi qua. Allora, questo è un altro giorno, ovviamente, perché dovevo provare e testare per stare le mutande, queste qua, delle mestruazioni. L'ho provati un giorno perché giustamente queste durano 12 ore e poi le devi mettere a lavare. Vi dico già cosa ne penso, poi ovviamente dovrò fare un altro video di aggiornamento e tenerli almeno quei 3 giorni in più, perché un giorno non è che puoi, diciamo, vedere il risultato. Allora, io le ho indossate. Allora, prima di tutto la taglia. La taglia sinceramente è un pelino stretta sotto qui alle cosce. Allora, il sopra sui fianchi va bene perché è elastica e va bene. Invece sui fianchi, che praticamente dove mette, cioè sui fianchi dove mettete la coscia, praticamente qua è stretto. Per cui io non so adesso se è normale che deve essere stretto oppure non va bene la taglia. Diciamo che io consiglio di prendere una taglia in più, che è una XL. Io ho preso la L, per cui secondo me una XL dovrebbe andare bene. Infatti poi acquisterò un altro paio di mutande, perché giustamente uno non basta. Tu lo usi un giorno, poi questo lo devi mettere a lavare, dato che dura 12 ore. E, per cui l'unica cosa della taglia è questa, che nel bordino qua sotto alla coscia è stretta, per cui facevo un po' fatica a tenerli su, andare in giro. Io l'ho tenuti più di 12 ore, calcolate, anche se non dovrei, però l'ho tenuto più di 12 ore perché il mio ciclo non era così tanto abbondante, almeno quando ho messo questi non era così tanto abbondante, per cui era una via di mezzo, cioè in senso poco, non esagerato. E allora, la sensazione è molto strana perché io sono abituata a quando ovviamente vai in bagno, ti cambi gli assorbenti, eccetera. Ed era molto strano perché quando tu indossi queste che vai in bagno ma non devi cambiare l'assorbente, tantomeno non lo devi mettere perché c'è già su, mi è apparso un po' strano. Però diciamo anche comodo. Uno, perché non devi stare, diciamo, a cambiare gli assorbenti, e due, per comodità, che quando sei ad esempio nei negozi, secondo me questo è perfetto quando sei nei negozi che dici: cavolo, devo cambiare gli assorbenti, non mi piace, che ne so, sedermi nel WC, come sono fatta io, che sono un po' schizzinosa sui bagni, anche sul mio ovviamente, quando pulisco sempre. E per cui questo, diciamo, che aiuta molto, per anche di più per quando sei fuori. È molto comodo, dico che cioè, l'ho provato ed è molto comodo. Dà un po' fastidio, diciamo, dietro, perché boh, forse è troppo in su, non lo so, oppure sono io che non sono ancora abituata. E è strana come sensazione, molto strana, però
Secondo me è la svolta, è molto molto bello sta cosa, perché ti aiuta molto. Allora, io in un giorno, giustamente con un ciclo abbondante, un po' così così, cioè con il ciclo non abbondante è così così perché devi ancora capire. L'odore, sinceramente, non l'ho sentito, non ho sentito, diciamo, un odore, non ho sentito neanche il fastidio in cui tu la provi, la tieni, non ho sentito il fastidio, ovviamente solo che è troppo piccola, diciamo, la parte sotto della mutanda e basta. Solo questo mi ha dato un po' di fastidio, la taglia che è troppo stretta. Però per il resto, per il momento, non mi ha dato fastidio niente. Ovviamente testerò di più, vedrò se è veramente la svolta, perché 29, no, 19 euro è tanto, per cui ovviamente c'è. Cioè, l'ho anche lavata, perché adesso profuma. È resistente al lavaggio, perché è anche bello imbottito, bello resistente, diciamo che è buono. L'ho messa a lavare, l'ho messa a asciugare, per cui direi che per il momento posso dire che è promosso, per il momento. Ovviamente, cioè, la prossima volta che avrò il ciclo, il prossimo mese, provandole, anche se in teoria si dovrebbe provare con il ciclo abbondante, ma anche quando ovviamente hai, che ne so, cioè, secondo me devi provarlo più mesi, perché in un mese così sì, puoi vedere la differenza, ma così così, per cui diciamo che è diverso. E niente, per cui per il momento potrei dirvi che è ottimo, che è buono, che è molto comodo, e spero veramente che questa è veramente la svolta, perché cioè, cambia molto, specialmente sul fatto di spendere i soldi in assorbenti. Calcolate che io un pacchetto non mi basta al giorno, perché io sono anche schizzinosa quando ho il ciclo, che io mi devo cambiare. Quando vado in bagno, io mi cambio sempre l'assorbente. Non è che giustamente prendo e lo tengo su, perché, cioè, uno fa schifo, due l'odore, e tre non va bene per l'igiene, per cui l'assorbente va cambiato ogni volta che tu vai in bagno. Per cui calcolate che io al giorno sarà più di 5, 6, 7 volte che vado sì, più o meno. Calcolate mattina, pomeriggio. Sono 3, 4, 4/5 volte che io vado in bagno e cambio l'assorbente, perché io appunto sono schizzinosa su questo, per cui sinceramente lo devo cambiare. Però sono soldi che vai a spendere, perché solo una scatola sono 3 euro. Calcolate che io ne dovrei prendere almeno 3 scatole per far durare una settimana più o meno. Per cui sono più di 10 euro che vai a spendere, e allora ho detto: secondo me questo è utile, uno, perché non spendi soldi, due, lo tieni, lo lavi, e poi vabbè, dopo un tot lo butti, perché ovviamente dopo 50 volte che lo usi, ovviamente l'assorbente credo che dentro dopo un po', però 50 volte vuol dire tanto, perché il ciclo noi non è che ce l'abbiamo tante volte. Almeno a me, ad esempio, il ciclo mi dura 3 giorni, per cui 3 giorni uso queste al mese, per cui calcolate, che ne so, lavandone una, se prendete altre due mutande di queste, calcolate che una di queste la mettete a lavare, l'avete usata una volta e dovete, in poche parole, calcolare al mese i lavaggi che fate, e ovviamente diciamo anche quante volte l'ho utilizzato, tutto qua.
Per cui per adesso è buona come mutanda. Ovviamente adesso vedrò se cambiare, se prenderla su Amazon, che riesco a trovarne una così, però giustamente con la taglia in più, perché al supermercato al Bennett arriva fino alla L, per cui la L secondo me è troppo poco, la L è troppo stretta. Per cui adesso vedrò se ovviamente se prenderla su Amazon o vedere se trovarla anche sul sito. Vi farò sapere comunque. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video su questa tipologia e poi vi farò sapere. Allora, calcolate che forse non ve la farò sapere a dicembre, ma almeno a gennaio, per cui fate il calcolo a gennaio. A gennaio vi faccio sapere ovviamente se è buono con il ciclo abbondante, se va bene, se è meglio di risparmio, tutte queste cose qua. Per cui, dopo che mi sono dilungata, scusate se non vi ho fatto vedere le clip, dove vi avevo detto che vi facevo vedere. Però lì poi talmente mi dimentico fare 50.000 cose, poi alla fine ho detto, secondo me una volta non è che, a parte che non è che posso far vedere chissà cosa, perché alla fine su YouTube non è che puoi mostrare chissà cosa, sinceramente. Però se per caso volete appunto fare, non so, dirmi qualcosa o anche farmi una domanda, scrivetemelo qui sotto, io vi rispondo sempre, sempre chi mi lascia un commento sotto nei video e basta, però cioè, secondo me a parole si capisce, facendo una clip che è molto diverso, molto difficile da mettere su YouTube, perché ovviamente devi vedere cosa mostri, non è che puoi mostrare chissà cosa, anche perché è probabile che questo video lo possano guardare anche i maschi. Per cui la prossima volta vi faccio vedere il lavaggio, vi faccio vedere. Allora, questo l'ho lavato a 40 gradi, sì, 40 gradi va lavato, per cui l'ho lavato a 40 gradi, dopo neanche un'oretta, così si è asciugato, per farvi capire. Niente, questo è quello che penso io per adesso. Noi ci vediamo a gennaio con ovviamente il continuo e vi farò sapere ovviamente in questi 2 mesi, dicembre e gennaio, come si risolve questo problema qua. Ovviamente se voi l'avete provato e ce l'avete da un bel po', fatemelo sapere nei commenti, che è sempre utile scambiarci i consigli. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video, spero che questo video sia stato utile. Io mi sto già impappinando come sempre e niente, al prossimo video. Ciao!